Quando mi affaccio c'è la nebbia e quel un ambiente uggioso, non lo so, mi sembra quasi di non stare in Italia, quello mi dà gusto. Ti svegli, vedi il mare bianco, le nuvole, è rilassante, ti cambia la giornata. Più cose conosci, più cose hai vissuto, più cose hai sentito, più hai materiale a cui attingere quando non hai idee, perché hai un sacco di proprio di materiale qui a cui ripensare per tirar fuori qualcosa. Ma io la chiamo la disperazione dell'ultimo momento. Le migliori idee mi vengono proprio quando sei disperato e dici ok, questo, ti metti davanti alla tua mappa concettuale che hai tirato fuori, no? Con quelle mille collegamenti, no, questo no, questo no, questo no. Ok, devo fare un progetto, lo devo fare, ho la consegna, ora mi sbrigo, lo penso, faccio questo. Tante volte penso che il modo per trovare l'idea sia distrarsi. Quelle cose che al bar vai dall'amico e fai, oh, ma sai che ho visto? Quelle secondo me sono tra le cose più utili per tirare fuori nuove idee. Per dire, io volevo fare una conchiglia, dalla conchiglia mi è venuta fuori una lampada. Era un orto volante. Quindi erano dei vasi raccolti in una bolla riempita d'elio che qua all'occorrenza, quando dovevano cercare il sole, si alzavano nell'aria. Questo era simpatico. Quando hai un'idea, cioè chiaramente pensando a una buona idea, sei stracarico. È un cavolo, è uno scoppiettio. Cioè, è obbligatorio avere idee, devo aver avuto idee, cioè, almeno per quanto riguarda me, magari è successo involontariamente, però non ho fatto modellini imitando altri. Persone che ci sono qui dentro, se gli chiedi di fare la stessa cosa, saranno tutte cose diverse. Beh, senza dubbio, se ci sono più persone, ci sono più idee, ci sono più punti di vista, dalle varie idee viene la migliore. Giudicarle più o meno creative singolarmente ha poco senso perché è una cosa molto molto soggettiva, perché uno dice ah, questa cosa l'ho vista 10.000 volte, chi l'ha fatta magari ci è arrivato per un percorso che non era per niente già visto e totalmente originale, quindi per lui era creativo. Le cose che ci circondano è positivo, senza dubbio. Il paesaggio mi piace tanto, tanto, tanto. Nuvole. Cioè, mi soffermo, non so perché, mi soffermo proprio lì, scendo le scalette e mi fermo. Col sole che stai lì e dici, mondo, guarda, grazie.